La gastroenterologia è la materia della medicina che si prefigge l'obiettivo di individuare, prevenire e curare la presenza di patologie a carico degli organi che compongono l'apparato digerente, esofago, stomaco, intestino, colon retto, pancreas, fegato. Il gastroenterologo può trattare i suoi pazienti a livello dietetico, o nel caso non fosse sufficiente a livello farmacologico. Gli eventuali interventi sono di competenza della chirurgia generale. La gastroenterologia è una delle specializzazioni post laurea in medicina e chirurgia, e può essere esercitata da medici che hanno conseguito l'abilitazione dopo l'esame di stato e l'iscrizione all'ordine dei medici. È bene eseguire una visita da uno specialista gastroenterologo, consultando il proprio medico di medicina generale, quando si è in presenza di sensazioni ricorrenti di disturbi della tiroide, emorroidi, colite, gastrite, morbo di Crohn, malattie metaboliche, anemia, ernia iatale. Oppure i test di laboratorio fanno sospettare la presenza di patologie a carico dell'apparato digerente. I sintomi che un soggetto può accusare possono essere a livello dello stomaco, dell'intestino o dell'ultimo tratto dell'intestino. Gli altri sintomi che possono essere un campanello d'allarme sono: sapore amaro e acido, persistente in bocca, alitosi. Sensazioni dolorose diverse. Senso di indigestione, bruciore, strappi, pressione. Dolori forti all'addome. Singhiozzo ricorrente. Sensazione di corpo estraneo nella gola o sensazione di bolo. Perdita di peso ingiustificata. Nausea e/o vomito. Eccessiva flatulenza o eruttazione. Dissenteria. Stipsi. Feci anomale. Stai cercando il gastroenterologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.